saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Andiamo a sbloccare i due dispositivi. Ok, quest'altra parte. Blocco. Ok. Vi parlo di display su entrambi. Abbiamo, per quanto riguarda l'HTC One, un display da 5.9 pollici, Super LCD Full HD, 1920x1080, 373 ppi. Devo dire che la risoluzione è veramente molto buona, anche se io vi avvicino parecchio il telefono vicino alla videocamera, vedete come appunto la definizione è molto buona. Stessa cosa per quanto riguarda l'HTC, l'Oppo N1, abbiamo un display da 5.9 pollici, qui invece IPS Full HD, 1920x1080 di risoluzione, 373 ppi, anche qui la risoluzione è praticamente la stessa. Devo dire che anche qui, come potete vedere, la risoluzione è molto buona del display. Quindi i display entrambi promossi, io come potete vedere ho cercato di settare la home alla stessa maniera. Interfacce, chiaramente interfacce diverse, abbiamo la Sense 5.5 per quanto riguarda l'HTC One, la possibilità con questo pinch out di andare ad aggiungere Blinkfeed, ormai lo sapete tutti, è praticamente il raccoglitore RSS di HTC. Io onestamente non lo utilizzo perché onestamente è un'opzione che non utilizzo, utilizzo altre applicazioni per le mie news. Quindi andiamo a rifare il pinch out, quindi andiamo a togliere Blinkfeed, quindi abbiamo detto Sense 5.5, Android 4.3 per quanto riguarda questo HTC One Max. Da questa parte invece abbiamo un sistema operativo basato su Android, la versione 4.1.2, Color OS. Io qui ora ho impostato Nova Launcher perché preferisco, diciamo, la Nova Launcher come launcher appunto su questo Oppo N1. Sull'Oppo N1 c'è anche la possibilità di installare, diciamo, nativamente la Cyanogen Mode. Oppo praticamente supporta ufficialmente la Cyanogen Mode, quindi se voi installate la Cyanogen Mode siete comunque coperti da garanzia. Non è come, a differenza di altri, come la maggior parte dei dispositivi, che se andate a installare una ROM cucinata rischiate, diciamo, che in caso di problemi il produttore non vi riconosca la garanzia. Su Oppo non è così, c'è addirittura la possibilità appunto di scaricarla direttamente dal sito della Oppo, quindi di avere, diciamo, la Cyanogen Mode, che insomma è la ROM, una delle ROM più famose, sono la più famosa in circolazione sulla rete. Quindi, diciamo, però entrambe le interfacce molto 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 fluide. Sicuramente, diciamo, l'audio è abbastanza potente di questi due. Non capisco perché mi si spenga l'Oppo N1. Devo dire che l'hardware di entrambi è sicuramente molto potente, quindi dà una fluidità a entrambe alle interfacce molto molto importante. Andiamo a vedere però nello specifico il display, quindi display tester sull'HTC One. Andiamo a vedere i nostri soliti colori, vediamo se riesco a farlo. Scusate, ma in contemporanea muovere questi due display tester. Ok, mi metto così. Allora, questo rosso, verde, blu, bianco, grigio, nero. Guardate i neri come sono neri, sono molto profondi questi neri, nonostante non siano i due display degli AMOLED, ma abbiamo appunto un LCD e un IPS. Guardate anche qui sull'Oppo N1 come i neri sono molto molto neri, giallo, magenta,
Ciano. Quindi, per quanto riguarda i colori, molto, molto bene. Sono fatto un passo indietro eccessivo. Andiamo a vedere gli angoli di visione su entrambi. Ok, guardate come gli angoli di visione, comunque, guardate come la scritta al centro sia comunque molto nitida su questo HTC One, e esattamente lo stesso su l'Oppo N1. Andiamo a vedere le immagini di test. Ecco qua, ecco qua. Faccio vedere su entrambi. Guardate questa macro com'è bella, veramente molto fatta, veramente molto bene. Questa col blu, questa con il nero, veramente molto bene. Devo dire che entrambi i display comunque sono delle ottime unità. Possiamo uscire da display test. Devo dire entrambi i display, a mio adesso parere, promossi.